Riparare, sostituire, oscurare, proteggere. Oggi si può. Eurocristalli. Installatore pellicole Lumar a Vicenza. Rieccoci. Andiamo subito a vedere come si concluderà questa settimana. Dopo diversi giorni dove le condizioni sono state caratterizzate da persistente e spiccata instabilità su tutto il territorio del Mediterraneo, da venerdì assisteremo ad una graduale attenuazione del maltempo. La circolazione sarà ancora debolmente ciclonica e quindi sul nostro territorio vedremo ancora dei passaggi nuvolosi, alternati però a delle schiarite che, soprattutto nella prima parte della giornata, potranno essere anche ampie. Ora nel dettaglio le previsioni per il Vicentino. Le ore mattutine risulteranno più fredde rispetto alle precedenti giornate e vedremo un cielo parzialmente nuvoloso, che favorirà qualche riduzione di visibilità per lo più in aperta campagna e sulle pianure meridionali. Nelle ore pomeridiane osserveremo una nuvolosità in transito, che diventerà più estesa e compatta con il passare delle ore. Non si escludono quindi deboli nevicate a partire dai 900-1000 metri. Anche in serata continueremo ad avere a che fare con delle condizioni molto simili a quelle appena analizzate, con nuvolosità in graduale aumento che potrà essere associata a fenomeni poco diffusi, più probabili sul comparto montano. Analizziamo ora l'andamento previsto per le temperature, che diminuiranno sui valori minimi notturni, compresi tra i meno 8 e 2 gradi, e subiranno un lieve aumento sulle massime diurne, che toccheranno i 10 gradi, del tutto in media con il periodo. E con questo ci siamo detti tutto. Vi aspetto puntuali come sempre per il prossimo aggiornamento.